Il premio di Giovedì Scienza, che ormai è alla sua 10ª edizione, ha lo scopo di invitare giovani ricercatori a, diciamo, riflettere sul loro lavoro, preparare una comunicazione che sia capace di arrivare ad un vasto pubblico, perché la giuria è formata non soltanto da specialisti ma anche da studenti del liceo scientifico. E questo ha lo scopo di, se vogliamo, uno scopo molto importante, molto necessario nella nostra società. Cioè, siccome è una società dominata dalla scienza e dalle applicazioni tecnologiche, diventa veramente essenziale, direi persino per l'uso della stessa democrazia, da parte dei cittadini sapere che cos'è la scienza, come funziona e che cosa produce e come può essere utile anche a ciascuno di noi. Quindi lo scopo del premio è proprio quello di scandagliare il mondo della ricerca giovane e fare in modo che ci sia da parte del pubblico la possibilità di conoscere. Questo lo fa Giovedì Scienza ogni giovedì da 30 anni, questa è la base sulla quale si innesta questo premio, e questo premio è un momento di particolare impegno da parte di Giovedì Scienza, perché non ci si limita ad invitare dei grandi scienziati a parlare ad un vasto pubblico, ma si lavora per il futuro, nel senso che si va a cercare le nuove leve. Francesco, secondo te perché hai vinto? Ho vinto secondo me perché il progetto è un progetto che interessa molto, un progetto che ha dei risvolti clinici concreti, e credo di essere riuscito a comunicarlo in parole semplici, credo di averlo reso comprensibile anche alla giuria tecnica estesa. Un progetto che poi in realtà è molto complesso, che è derivato da anni di studio, anni di pratica, anni di prove e anche diversi fallimenti. Quindi è un'enorme soddisfazione, è un grandissimo onore per me essere riuscito a portare questa complessità sia ad una giuria tecnica, una giuria di esperti, persone molto più esperte di me, molto più preparate e di diversi campi, così come anche a una giuria di giovani che hanno visto insomma la concretezza, la realizzabilità di quanto abbiamo descritto. Questa mi sembra la dimostrazione del fatto che questo premio gioca su due piani, l'importanza scientifica e molto anche l'empatia, la capacità di comunicare, perché questo sono un po' le due facce della stessa medaglia.